E niente ragazzi, io volevo aspettare l'ufficialità, ma in mattinata non è arrivata e quindi facciamo il video adesso. È tutto vero! È tutto vero! Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus, non ufficialmente, ma ufficiosamente. Sta svolgendo le visite mediche, manca l'ufficialità da parte della Juve, ma tutto è fatto. Dusan era davvero la Continassa, ragazzi, è arrivato alla Continassa, la Juve ha pubblicato le foto, la trattativa è stata conclusa. È tutto vero. Colgo l'occasione per fargli auguri a lui e a Gianluigi Buffon, ovviamente, 44 anni Buffon, 22 Vlahovic, 22 anni di differenza e questo video deve essere sommerso di mi piace, un video che cambierà il titolo, appena ci sarà l'ufficialità sarà ufficiale. Dusan Vlahovic è un calciatore della Juventus. Scaricate OneFootball perché l'ufficialità magari la vedrete lì e quindi è questo che vi farà tornare sul video per dire: hai cambiato il titolo? Sì, l'ho fatto. Dusan è ufficialmente un nostro calciatore. Scaricate OneFootball anche inquadrando il QR code qui sopra con la fotocamera del vostro telefono. Sarà tutto più comodo e più semplice. Vlahovic è un calciatore della Juventus, ragazzi. Allora, stamattina ho chiamato la parrucchiera. Mi ha detto tra 2 settimane, gli ho detto di no, ovviamente, anzi, gli ho detto sì, dai, adesso ci penso. Quindi adesso ne chiamo un'altra e mi toccherà davvero cambiare colore di capelli. E questo è, le promesse vanno rispettate. E quindi mi sono sbilanciato, ho detto guardate che se succede lo facciamo e lo facciamo, non è un problema, lo faremo. Che cosa dire di questo colpo? Allora, un po' di notiziucole qua e là non confermate, ma sono robe che sto leggendo in queste ultime ore. Intanto la prima, questa ve la dico io, poi ricordatevi che l'avrete sentita qua. Pare non essere il 28 il numero di maglie scelte da Vlahovic. Non vi dico assolutamente sarà il 28, ok? No, scusate, non vi dico assolutamente non sarà il 28, ma vi dico che potrebbe molto probabilmente non essere il 28, ma molto probabilmente non essere il 28. Io ve lo butto lì, poi non so che numero sarà? Io il 7 lo terrei d'occhio, vi dico la verità, potrebbe non essere il 28, e questa ve la dico io. Poi ce ne sono due non confermate. Una ieri sera si diceva che il procuratore Vlahovic avesse regalato un cane alla Juventus tenere la Continassa. Io non ho capito se questa cosa è finta oppure no, però mi ha fatto ridere, quindi la butto qui, tanto non ci sono dei dettaglini, ecco, non è che ci interessa. Tra l'altro la commissione agente dovrebbe essere circa sui 10 milioni di euro, un po' altina, ma non i 18 che avevano detto. Comunque leggeremo eventualmente i comunicati ufficiali della Juve. Queste sono, ripeto, tutte notizie non confermate, ma che comunque potrebbero esserlo molto molto brevemente, molto molto presto. Ce n'era un'altra che mi ha fatto molto ridere, perché oggi appunto è il compleanno di Vlahovic. Non so se è vero, anche qui, però sono cose che mi divertono. La dirigenza della Juventus dovrebbe averlo accolto dentro la Continassa con una torta di compleanno. Io me lo vedo, arriva bene che esce dalla torta tipo stripper con Agnelli e Cherubini e Nedved che applaudono dietro. Questa roba è assurda, però ragazzi, immaginate compiere gli anni, 22 anni, e contemporaneamente fare le visite mediche per la Juventus e diventare il nuovo calciatore della Juventus. Un colpo allucinante, allucinante, imprevedibile. E permettetemelo, davvero, permettetemelo. E chiedo che davvero tutti i tifosi della Juventus oggi possano essere così contenti, contenti, fieri e onorati di tifare la Juventus. E un grande ringraziamento a chi ha permesso l'arrivo di Vlahovic, che possa essere chi ha trattato, chi ha avuto l'idea, chi ha messo i soldi, chi dirige la Juventus, tutti. Perché questi qua, questa dirigenza, negli ultimi anni, di critiche se ne è prese tante, e giustamente, ed era giusto farle, ma oggi bisogna essere fieri ed orgogliosi del lavoro che hanno fatto. Un colpo a scoppio ritardato, perché questo è il vero e proprio sostituto di Cristiano Ronaldo. E qui mi collego a un discorso legato a Moise Kean, dato che in tanti mi state facendo questa domanda. Moise Kean è sia in prestito con obbligo di riscatto, sia in prestito con diritto di riscatto. E vi spiego il perché. Moise Kean, da comunicato ufficiale Juventus, avrà 2 anni di prestito, ok? Entrambi a pagamento, ok? Ma l'anno prossimo, in base a determinate cose che potrebbero accadere sia lato Juventus sia lato Kean, potrebbe scattare l'obbligo a determinate condizioni che non sono state rese pubbliche. Quindi la Juventus quest'anno pagherà qualcosa per il prestito, l'anno prossimo anche, se al termine della stagione, quando Juventus e Everton si sono organizzati, hanno messo giù delle linee guida, quelle linee guida verranno confermate, allora scatterà l'obbligo. In caso contrario, la Juventus avrà la possibilità di non prolungare il prestito di Kean. Vi dico questo perché per tanto tempo abbiamo detto Kean è l'erede di Ronaldo,
L'erede di Ronaldo è questo qui, proprio numericamente, come impatto. I veri eredi di Ronaldo fino adesso dovevano essere Chiesa e Dybala. Chiesa ha fatto un po' poco, Dybala secondo me invece ha fatto una buona prima parte di stagione, poi Chiesa ovviamente si è infortunato, si è fatto male sia prima che dopo e adesso tanto, tanto male, ma non vedo l'ora di vederli insieme, Chiesa e Vlahovic come alla Fiorentina. E ora Dybala invece avrà un nuovo compagno lì davanti. E quindi veramente grazie Juventus. Grazie Juventus perché è la stessa identica cosa che ho pensato quando è arrivato Ronaldo. Grazie Juventus. E in tanti, tanti tifosi delle altre squadre hanno rosicato tantissimo quando è arrivato Cristiano Ronaldo. E quando se n'è andato hanno detto: avevate preso Ronaldo per vincere la Champions, non l'avete vinta. Ed è vero, perché io sono stato il primo a dire fallimento Juventus sull'operazione Ronaldo, perché era stato preso esattamente per quello. Ma io rifarei tutto, riprenderei Ronaldo. Assolutamente sì, perché sono operazioni che ti danno il senso di grandezza, il senso di onnipotenza nei confronti del calcio italiano. Perché tutte le volte che la Juventus sembra lì, morta sul filo del rasoio, che lotta tra la vita e la morte, ci fanno capire che non è così. E ce lo fanno capire perché questa dirigenza, in questi anni di dirigenza Agnelli, partiti da due settimi posti, un settimo posto di Agnelli. Agnelli ci prende al settimo posto, ne fa uno pure lui, ci dà 9 scudetti, ci dà 2 trofei l'anno scorso. E per gli standard Juve, quello dell'anno scorso è stato un anno fallimentare perché eravamo diventati così grandi che 2 trofei e qualificazioni in Champions diventa un anno fallimentare, perché eravamo diventati così grandi. E nel frattempo in mezzo ci sono stati degli acquisti mica male, perché ci siamo goduti dei calciatori, ragazzi, in questi anni stratosferici, leggende del calcio, la BBC al top, Buffon, che oggi compie gli anni, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, Del Piero. Ci rendiamo conto? Khedira, Pjanic, Dybala, Mandzukic, Higuain, Dani Alves, De Ligt, Ronaldo, Chiesa, Locatelli, ora Vlahovic. Probabilmente me ne sono dimenticati altri. Ma in questi anni, ragazzi, veramente abbiamo visto di tutto, di tutto. E quindi ci sta a criticare quando le cose vanno male. Ma continuare a criticare nel momento in cui si fa qualcosa di impensabile, di super positivo per la Juve. Mi dispiace, qua bisogna fare un passo indietro. Qua bisogna fare un passo indietro, alzare le mani e ringraziare tutti quanti, tutti quelli che hanno lavorato e hanno fatto sforzi per portare Vlahovic alla Juventus a gennaio. Anche qua può andare male, certo, nessuno sta dicendo che il colpo Vlahovic sarà di sicuro un qualcosa di positivo per la Juve, ma ci sono le possibilità perché possa diventarlo. Ci sono le possibilità affinché Vlahovic possa diventare un colpo da qui ai prossimi non so quanti anni, andare a formare un attacco con Chiesa, un centrocampo con Locatelli, eventualmente McKennie, una difesa con De Ligt. La Juventus inizia a avere una rosa giovane. Poi è ovvio che ci saranno dei giocatori che andranno in uscita, lo stesso Kulusevski, si sta parlando per un'eventuale cessione. Vediamo, vediamo ragazzi, però questa è la linea giusta e vi dirò, questi sono i colpi giusti per la Juve. Locatelli, Vlahovic, sono i colpi giusti perché Allegri non gliene frega niente di quanti anni ha un giocatore, gli interessa che sia pronto per giocare ad alto livello nella sua Juve. Locatelli, Vlahovic, colpi giovani, futuribili, pronti, di livello, forti. Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus, ragazzi. Mamma mia, che emozione, che bello è tifare per la Juve. Festeggiamo tutti insieme il compleanno di Vlahovic e il suo arrivo a Torino qui sotto nei commenti.